Nel precedente episodio di A Tutto Reality Isola abbiamo fatto visita ai campeggiatori eliminati che risiedono nel centro benessere destinato agli esclusi, la spiaggia dei perdenti. Abbiamo scoperto che la storia tra Bridget e Jeff va ancora alla grande, che Katie e Sadie continuano a pensarla allo stesso modo e che Courtney serva rancore nei confronti di Aaron perché ha truccato la votazione. Con una svolta imprevista abbiamo lasciato che fossero gli esclusi a votare l'eliminazione di uno dei 5 finalisti. E con una svolta ancora più imprevista è stata la povera Lesciana ad essersi ritrovata alla spiaggia dei perdenti. Popolazione 18 abitanti. Adesso chi verrà eliminato nella più drammatica cerimonia del falò che si sia mai vista? Scopritelo qui, A Tutto Reality l'Isola! Mom and Dad, I'm doing fine. You guys are on my mind. You asked me what I wanted to be, and now I think the answer is plain C. I wanna be famous. I wanna live close to the sun. Oh, pack your bags, cause I've already won. Everything to prove, nothing in my way. I'll get there one day. Bentornati a Tutto Reality l'Isola. Questa settimana abbiamo preparato un episodio bizzarro ricco di sorprese. Prendete questo tempo, ad esempio. La pioggia non è una cosa facile da controllare, credetemi. Solo che ci eravamo accorti che i 4 finalisti la stavano facendo troppo facile. Così abbiamo preso provvedimenti e voilà! Ascoltate, campeggiatori, una delle giornate più estenuanti di qualunque esperienza di campo estivo è il temuto giorno di pioggia, giornata in cui tutte le attività con la più remota possibilità di divertimento vengono annullate a favore della tenda dell'hobbistica. La previsione per domani? Pioggia, pioggia e ancora pioggia, seguita da pioggia scrosciante. Ci vediamo domani mattina alle 7 sotto la tenda dell'hobbistica. Tenere sempre il broncio non riporterà indietro Lesciana, ti farai solo venire le rughe. Ops, troppo tardi. Perché non metti fine alle nostre sofferenze e ti autoelimini? Certo, è ammirevole vedere che andate d'accordo. È una scarica di adrenalina. Senti, perché non ti fai gli affari tuoi? Che pizza, ragazzi! Neanche Owen ha creato effetti speciali con questo tempo. Ehi, a proposito, dove si è cacciato? Siamo solo in 4, baby! Sì! Devo dire che gli altri mi piacciono un sacco. Sono concorrenti coi cosiddetti. E poi ci stimiamo e ci fidiamo a vicenda. Infatti non lo sa nessuno che sto mettendo da parte una montagna di cibo spazzatura. Ok, sì, potrebbero arrabbiarsi. Ma non quanto chef quando scoprirà che ho razziato la sua dispensa. Oh, accidenti! Questo confessionale è qualcosa che mi fa venire voglia di dire solo la verità! Ehi, chef! Hai visto i campeggiatori? No! Mi ho operato un secchio intero di patate marce. Non le trovo nemmeno io. A pensarci bene, non trovo neanche le loro baracche. Viene tutta quest'acqua. E io come faccio a saperlo? Chiedilo alle sanguisughe. Questa situazione è talmente ridicola da essere divertente. Presto, ci
serve qualcosa di enorme da ficcargli in bocca! Owen! Allora mi sono intrufolato e ho mangiato tutti i dolci che vendevano le vecchiette. Fino all'ultimo, voglio dire. Poi mi hanno scoperto perché avevo la glassa nei capelli. Mia madre mi ha obbligato a ripagarli tutti con la paghetta, ma ne valeva la pena. Le vecchiette fanno certi dolci. Che fame nera! Ah! Aiuto, sono solo! Sto andando alla deriva! E senza colazione! Ok, non vi fa accapponare la pelle un'isola così deserta? Per favore, chiunque capirebbe che siamo in uno dei dozzinali set di Chris con gli attrezzi di scena. Su, niente melodrammi, ragazze. È ovvio che la corrente ci ha trasportato a valle. I produttori manderanno dei soccorsi. Tanto per mettere in chiaro le cose, le mie scenografie non sono dozzinali. Ho perso 3 assistenti per sistemare quelle rocce. E quanto alla squadra di soccorso... Nah, i 4 dovranno cavarsela da soli. Immagino che la giornata dell'hobbistica sia annullata. E siccome sto morendo di fame, mangiamo. Chris, puoi veramente mangiare queste scorie? Sì, di corsa. Mi riferivo alla colazione che c'è al nostro accampamento. Forte. No! Bene, 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 segregato su un'isola con 2 bombe sexy. Peccato che siano così fastidiose. Così ho pensato tra me. Mi hanno lasciato qui a morire. Appuntino, mai partecipare a un reality show, neanche dipinta. Rilassiamoci finché non arrivano i soccorsi. E se i soccorsi non ci fossero? Se la produzione ci credesse morti? Forse è meglio costruire una zattera e tornare al campo. Così rischiamo veramente di perderci. Dobbiamo costruire una zattera. Dobbiamo aspettare i soccorsi. Costruisco una zattera. Aspetto i soccorsi. Ragazzi, non ci siamo persi. È solo il tentativo di Chris di mettere alla prova le nostre capacità di sopravvivenza. Ho capito tutto, Chris. Oh, sto già tremando dalla paura. Vado a fare un giretto. La situazione era critica. Tenete presente che eravamo fradici, massacrati dagli insetti e affamati. Ma come sempre sono riuscita a mantenere il controllo. È stato un bene che almeno uno di noi abbia mantenuto la calma di fronte alle avversità. Non male. Meglio che dormire in spiaggia. Ok, ora sono nel mio ambiente ideale. Sono in un negozio di ciambelle. Si può mangiare a volontà pagando $1 all'ingresso, latte al cioccolato a minuti. Via, fuori dai piedi! Ma quella è... sabbia! Dolce bambola inside che era 140 all'ora! Sono tornato al campo! Che giornata del piffero, amici! Il teschio del T-Rex è stata una mia idea. Avete visto che faccione che ha fatto? Voleva i miei 3 assistenti di scena. Bel panorama. Ehi, voi due, se avete finito di litigare, ho trovato un posto niente male. Allora, pensi sempre che siamo finiti a valle? Ok, è la terza volta che mi sbaglio. Aiuto! Sono sempre solo! Non voglio morire! Ehi, ma quelle sono noci di cocco! Qualcuno può spiegarmi, per favore, perché ci sono delle palme e delle noci di cocco? In effetti, qui siamo a nord dell'Ontario. Sono parti di scenografie usate nel film Un parco da paura. Che vuoi? Ho un budget limitato! Sono passati 9 minuti di durissimo isolamento. In questa solitudine la mente umana è destinata a crollare. Tu sai di cosa sto parlando, non è vero, signor Cocco? Oh, sai tutto! Ci siamo solo noi, amico caro. Andremo a caccia per la nostra sopravvivenza! Ma prima devo fare pipì. Puoi girarti, per favore? Aspetta un momento. È come quando ci hanno spedito sull'isola dei teschi. Dai, non ve ne accorgete. È ovvio che questa è un'altra sfida di sopravvivenza.
Non mi fai paura, Chris! Se c'è una cosa ovvia è che siamo bloccati su un'isola e se non costruiamo una zattera non ne usciamo vivi. Se è vero come è vero che siamo bloccati su un'isola, è ovvio che verranno a soccorrerci. E se i produttori non ci trovassero? Non sono le persone più sveglie della Terra qualora non l'avessi notato. E va bene, passerò sopra quest'ultimo commento. Stavo decisamente meglio senza quei due pazzi che mi frenavano. In bocca al lupo, naufraghi di un reality. Ah, ve lo concedo, forse esserci separati è stata una pessima idea. So che a questo punto avrei dovuto fare un sacrificio per stringere un'alleanza con qualcuno, ma quelle sono svitate! Sentiamo, voi di chi vi fidereste? Va bene, stabiliamo una nuova regola. Ogni concorrente dovrà cavarsela da solo. Bene! Dopo 11 minuti di isolamento, io e il signor Cocco abbiamo deciso di vivere nel gabinetto dove siamo al sicuro. Cacciatori di teste! Oh, bravo, non sono riuscito a vedere dove è andata. Noticina, vince sempre chi ha più frecce nell'arco. Muori! Super Macedonia in arrivo, inclusa una mega frittatona esotica, sì, e vai! Ehi, dove hai trovato quel cioccolato? Oh, da nessuna parte, era nel nascondiglio segreto di Owen. Geniale, io credevo che il suo materasso fosse pieno di bitorzoli. Dobbiamo dividerla, stiamo morendo di fame. Eh no, avevi detto che ogni campeggiatore deve cavarsela da sé. E visto che siamo soli su quest'isola... Forse no. Non temere, signor Cocco. La tua fibra candida e succosa è al sicuro al gabinetto. Il brunch è servito, signore. Ah, il brunch. Qualche assaggino al momento giusto, che meraviglia. Cioè, uno ha già digerito la colazione, ma non è ancora pronto per il pranzo. Gelato! Oggi ti sei superato, chef! Ci sta spaventando. Beh, qualunque cosa sia, io me ne vado. Non sai neanche dove andare. E chi se ne importa? Almeno non sto qui con te. Ti do il mio uovo in cambio di un passaggio. Viaggiare con lui era l'ultima cosa che desideravo, ma stavo morendo di fame. Ci sto. Cosa? Ehi, fermi! Non potete stringere un'alleanza e lasciarmi qui! Ciao, Ether! Buona fortuna! Non potete! Non potete andarvene così! Vi do le barrette energetiche di Owen! Ok, vi assicuro che non ho mai avuto tanta paura in tutta la mia vita. Quegli idioti mi hanno lasciata sola su quest'isola a morire. Ho dovuto attingere alla fonte di una forza interiore che non sapevo di avere. Se mi stai guardando, Lindsay, mi dispiace di averti ferita. Sei un'amica straordinaria. E Beth, stesso discorso. Mi mancate, le mie amiche per la pelle. Coraggio, signor Cocco. Dobbiamo cercare cibo. Ah, che meraviglia stare all'aperto. Peccato che gli assistenti non ci siano più. Dovremmo spedirgli un bel video. Che spasso! Remi come una femmina! Se non gradisci la sistemazione, quella è la porta. Dammi la pagaia. No, è la mia, zattera, sono io che remo. Oh, correggimi se sbaglio, ma credo che tu abbia remato in tondo perché siamo tornati di nuovo alla spiaggetta. La nostra isoletta deserta non è poi così deserta. E questo? Ti costa un omelette? Tienilo pure il tuo ovetto! No, no, ti prego, insista! No! Lontano!
Chocco Boo! Owen! Sei davvero Owen! Sei matto? Mi hai fatto prendere un colpo! E cos'è questa barba finta? Au! Ether! Sei veramente tu! Non sei un miraggio! La vuoi smettere? No! Owen? Oh! I miei confratelli! Finalmente siamo tutti insieme! Questa volta non vi lascio più! Ho una battuta migliore! Perché questa barba finta? Allora, chef, secondo te come pensi che se la cavino i campeggiatori sulla nostra isola deserta? Chissà, gli può essere capitato di tutto. Sbranati dagli orsi? Caduti dalla scogliera? Morti dalla fame? Meglio che vada a controllare i monitor, così posso darmi una regolata. Che genio! Che presentatore coscienzioso! Sei una vera ispirazione. Grazie, amico. È il mio lavoro. Molto bene. È arrivato un bastimento carico di qualcosa di caramelloso. Chocomo? Bravo, hai indovinato! Ora tocca a te, signor Cocco. Lo sa che è soltanto un frutto, vero? Ora basta! Non vi sopporto più con questo gioco scemo per bambini scemi. Siete tutti fuori di testa! Lo dici come se non lo fossi. Io sono l'unica rimasta sull'isola con un barlume di buonsenso. E questo lo dice una che cambia amiche più spesso di quanto io cambi i miei calzini. Che tra parentesi non avviene abbastanza spesso. E comunque solo io gioco sul serio. Giochi sul serio? Tesoro! Qui nessuno di noi è più in gara perché i produttori ci credono morti. Il che significa che moriremo su questa dannata isola. Ma davvero? Ah, per tutti i cocchi! Moriremo in coro! E non ho mai avuto una ragazza, neanche sfiorata! Non sono riuscito a diventare il tipico bullo della situazione! Non ho nemmeno potuto andare... smettere! Grazie. E lì ho pensato, ecco, è così che morirò! Il mio cervello stava per esplodere dalla frustrazione! Ragazzi! Sapete che facciamo ora? Ti abbandoniamo qui con il signor Cocco e ci mettiamo in salvo. No! Confesseremo i nostri peccati. No. Guarda che è una cosa seria. Io ho confessato tutti i miei peccati ed è stato un sollievo. Non avete voglia di liberarvi la coscienza prima di morire? Wow! E ti hanno mandato in carcere per questo motivo. Sì, ma almeno... non è stato così grave come quello di Ether? Sì, ammetto che è stato poco ortodosso, ma non si avvicina neanche a quello che ha fatto Gwen. Se è veramente questo il tuo nome. Ah, ecco. Non vi sentite meglio adesso? Ah, ragno nel mio letto! Ragno nel mio letto! Ehi, guardate! Abbiamo dei vicini. Sono i soccorsi? Ho un trucchetto offerto dalla ditta Chris. Io ho il sistema giusto per scoprirlo. Io non ci scommetterei. Fingeremo di essere dei cacciatori di teste e spaventeremo chiunque ci stia mandando in paranoia. C'è solo un problema. Un pitone di 5 metri con un caratteraccio. Chi è quello? Scusa, ma perché non l'hai fatto 2 ore fa? Cosa? E perdermi le nostre confessioni? Andiamo! Ci aspetta Luga Buga! Fermi, confratelli! Rischiamo di non tornare vivi! Quindi diamoci dentro col grido Uga Buga Carruba! Senti, Owen, ognuno ha il suo grido, eh? Uga Buga! Uga Buga! Uga Buga! Uga Buga! Ciao, ragazzi! Ce l'avete fatta ad arrivare? Oh, guarda, signor Cocco, questo è un miraggio. In realtà è solo il frutto della mia immaginazione. Perché sta parlando con una noce di cocco? Owen, questo non è un miraggio. È il campo segreto della squadra di produzione. O quantomeno lo era fino ad oggi pomeriggio. Ma il teschio del tirannosauro? E l'anatra preistorica? Quelli erano gli attrezzi di scena avanzati da un film sui dinosauri. Vuol dire che mentre noi facevamo naufragio, voi eravate accampati qui a neanche 200 metri di distanza.
Sì, Ether, la tua analisi è corretta. Oh, scusate, vi farei entrare, ma c'è posto solo per 6 persone. Ci vediamo stasera intorno al falò. Allora, è stata una giornata faticosa, campeggiatori. Devo dire che io e Chef siamo letteralmente esausti. Spero che abbiate imparato un paio di lezioni. La prima, che dovete sempre accertarvi che i vostri alloggi siano ben ancorati a terra. E la seconda, che la teoria ogni campeggiatore deve cavarsela da solo fa schifo. 4 teste sono sempre meglio di una. Forse intendevi dire 5. E tutto questo ci porta a dover affrontare la drammatica cerimonia dei marshmallow. Aspetta un momento, sul vassoio hai 4 marshmallow, cioè uno ciascuno. Eccellente osservazione, amico. Heather, Duncan, Gwen, Owen. Oh no, non dirmi che hai... Sì, per il signor Cocco è arrivato il momento di recarsi sul molo della vergogna. Ma perché? Perché? Datti una regolata, amico. Cominci a darmi i brividi. Signor Cocco, no! Ragazzi, le nostre confessioni sull'isola restano sull'isola. Bene. Voglio sperare. Non preoccuparti, signor Cocco. Resisterò fino all'ultimo.